È andato alla Roma il 26esimo torneo mondiale giovanile di calcio Manlio Celis. In uno stadio Nino Manconi di Tempio Pausania, tutto esaurito, rimesso a nuovo per l'occasione, i ragazzi di mister Valerio D'Andrea hanno battuto l'Atalanta di Paolo Giordani in una finale ricca di spunti, considerato l'elevato livello tecnico espresso dalle squadre in campo. A decidere la gara sono state una doppietta di Dos Santos e un gol di Dattilo dopo il momentaneo pareggio di Sissé. L'evento è stato caratterizzato dalla seconda edizione del torneo Celis Social Goal for Peace, una due giorni che ha visto sfidarsi 10 squadre di pulcini, tra le quali la formazione ospite Social Goal Team, formata da una delegazione israeliano-palestinese e da una ucraina. Un evento unico che ha regalato momenti di grande emozione. Sono state 40 le squadre al via del Manlio Celis, con incontri di qualificazione, quarti di finale e semifinali, tutti disputati nei giorni scorsi tra i campi di Arzachena, Olbia, Tempio Pausania, Budusò, Monti, Budoni e Calangianus. Ad avere la meglio, dopo 3 giorni di gare, sono state proprio Roma e Atalanta. Al termine si sono svolte le premiazioni alla presenza di rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, tra i quali l'assessore regionale della cultura, pubblica istruzione e sport, Andrea Biancareddu.